Se lo sapesse anche lei, avrebbe ancora una moglie e una figlia da cui tornare. Signore, metta le mani sul pullman, gambe larghe. È un po' irritabile. Ma che sta facendo? Esagerando, come al solito. Non è una sorpresa. Ah, Lowell, poteva almeno offrirmi una cena prima. Faremo una passeggiata fino alla macchina, signore, da questa parte. Finisce in prigione? No, io credo di... Intanto ha smesso di scrivere. Oh, santo cielo. Ora basta con me, Lowell. In realtà non è con me che ce l'ha. Lei ce l'ha con se stesso. Perché ha perso la sola persona che l'amava. Ha il diritto di non parlare. Frequenza di nomi. Tutto ciò che dirà potrà essere usato contro per lei. Per decade, religione. Non sto parlando della sua ex moglie. Lei sa di chi sto parlando, Lowell. Sto parlando di Katie. Katie. Figlio di puttana. Quell'uomo ha le palle grosse come due cocomeri. Pensa che non sappia cosa vuol dire rischiare la sua vita per un misero stipendio. Mai abbastanza per quei bei vestitini o quelle vacanze alla moda dove andavano i suoi amici. E poi qualche ricco coglione non solo si porta via sua moglie, ma anche la sua bambina. Lei l'ha vista? Non posso dir questo, Lowell, ma conosco la gente. E so che le manca il suo modo di proteggerla. Si sentiva una principessa. Il suo modo di sorriderle la sera del concerto. I bei tempi in cui lei le insegnava il violino. Il violino? Hai sentito? Il violino.